Oggi ti ho portato un video velocissimo di su come migliorare la performance della tua maschera per capelli. Vanitose, ed eccomi di nuovo qua e nel video di oggi vi ho portato no 5, no 10, ne ho perso veramente i conti di tutti i consigli che vi ho portato oggi, che sono consigli per migliorare la performance della vostra maschera. Praticamente tutte le tecniche che potrete utilizzare per rendere ancora più potente la vostra maschera. E se ti piace questa tipologia di video, lascia subito il tuo like qua sotto e come sempre seguitemi sui social, iscrivetevi sul canale e vi lascio subito al video. E il mio primo consiglio è lavare molto bene i capelli con lo shampoo, perché questo ci aiuterà ad aprire le cuticole e renderà più facile la penetrazione della maschera. E dopo lo shampoo è molto importante strizzare molto bene i capelli, perché l'acqua forma una barriera che può difficoltare la penetrazione della maschera. E oltre che strizzare, se hai la possibilità, utilizza anche un asciugamano per togliere l'eccesso dell'acqua. E ricordati di non prelevare mai la maschera direttamente dal vasetto con le mani. Le nostre mani, anche se pulite, sono piene di batteri e possono contaminare la maschera, diminuendo o addirittura annullando la sua efficacia. Al momento dell'applicazione, divide i capelli in due o più sezioni per facilitare l'applicazione della maschera e approfitta anche per insistere di più sulle punte e sulle zone più secche dei tuoi capelli. E ricordati che quanto più sezioni fai, più avrai controllo sull'applicazione. Se la tua maschera ha un'azione emolliente immediata, approfitta per districare i tuoi capelli e così facendo distribuirai ancora di più il prodotto sui capelli e faciliterai il massaggio che ti mostrerò per fare dopo. L'ideale dopo l'applicazione è legare i capelli, ma ricordati, non farlo mai in alto la testa, perché in questo modo il prodotto può depositarsi sul cuoio capelluto e con il tempo anche impedire la crescita dei capelli o addirittura provocarne la caduta. E per essere sicura che questo non succederà, prova a fare un chignon il più vicino alla nuca. E questo non è un consiglio molto carino, però è molto efficace. Utilizza una bustina di plastica prima della tua cuffia per aiutare a isolare il calore dentro la cuffia e intensificare ancora di più il potere della maschera. E puoi utilizzare anche un asciugamano bagnato in acqua calda che intensificherà ancora di più i poteri dei nutrienti contenuti nel vostro prodotto. Un'altra cosa molto importante è rispettare il tempo di posa descritto dal fabbricante sul retro del prodotto, principalmente se si tratta di un prodotto ricostruente. Maschere che contengono la cheratina, proteine, aminoacidi e altri agenti ricostruenti. Invece, se si tratta di un prodotto idratante o nutriente, però che andiamo ad aggiungere degli ingredienti casalinghi, vi consiglio di lasciare il tempo descritto dalla ricettina se l'avete trovato su internet, oppure di fare sempre affidamento al tempo della maschera. Finito il tempo di posa, massaggia i capelli come vedi nel video, con movimenti firmi ma non troppo duri per non spezzare i capelli. Questo massaggio ti aiuterà ad attivare di più gli ingredienti della maschera e anche a chiudere le squame dei capelli. E ricordati che il balsamo è molto importante per finalizzare una buona idratazione e chiudere le squame per far sì con che tutti questi ingredienti rimangano all'interno dei capelli. Io spero che vi sia piaciuto e non dimenticare il mio like. Un bacione
Alla prossima, ciao! E non ti dimenticare, iscriviti pure!